Ciao ragazze e ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video richiestissimo da voi, finalmente la skincare purificante anti-impurità, quindi per pulire tutta la pelle, perché siete in tantissimi a chiedermi sempre consigli per eliminare brufoletti, punti neri, imperfezioni e impurità dal viso. Quindi ragazze, vi straconsiglio questi prodotti, provateli perché davvero miglioreranno la vostra pelle. Innanzitutto gli integratori, succo d'aloe vera, integratori pelle, unghie e capelli, l'acido ialuronico e il collagene sono gli integratori base che vi straconsiglio per migliorare la vostra pelle dall'interno, oltre a portare benefici anche a tutto l'organismo, anche alla linea, ai capelli, alle unghie. Migliorano tantissimo la pelle eliminando le impurità e tutti i brufoletti, tutti i punti neri, tutte insomma le imperfezioni dal viso. Come al solito vi metto tutti i link dei prodotti che vi mostrerò nel corso del video del box informazione sotto, di modo che siano già cliccabili. Comunque li trovate tutti su www.caritashop.com. Allora, inizio subito ragazzi a pulire il viso. Questo è un piccolo segreto che vi do per pulire il vostro viso con l'olio. Cioè l'olio, il grasso elimina il grasso, è un principio indiano secondo cui si spalma l'olio sul viso, si massaggia, in questo modo si puliscono tutti i sebi, quindi il grasso che c'è nei sebi. Io ho applicato l'olio di jojoba, questo ve lo straconsiglio, di Eterea, che è buonissimo, lo utilizzo anche sul contorno occhi, anche contro le smagliature, comunque è top. E poi, dopo averlo massaggiato bene sul viso, applico qualche goccina di tea tree oil e di olio essenziale di lavanda. Vi metto anche di questi qua nel box informazione i link, perché sono veramente puri e ottimi. Dopodiché passo con un dischetto e vedrete che il dischetto, anche se il vostro viso era pulito, uscirà sporco, perché appunto va a rimuovere tutte quelle impurità accumulate nei pori della pelle. A questo punto lavo il viso, avete visto, con questo detergente purificante che è straconsigliato per le impurità, quindi ve lo consiglio proprio se avete la pelle impura. È proprio un detergente specifico purificante che potete utilizzare anche ogni giorno, quindi questa routine io la faccio 2-3 volte a settimana, ma ci sono anche dei prodotti come il detergente viso, la crema, il siero, che comunque utilizzo tutti i giorni. Un altro detergente, avete visto, vi ho mostrato anche quello di Eterea, che è sempre purificante, vi lascio anche di quello il link, perché anche quello è veramente veramente ottimo e ricco di principi purificanti per il viso. Vado a fare lo scrub. Lo scrub, questo qua al carbone, è super super purificante, quindi serve tantissimo per eliminare punti neri, brufoletti. Già solo questo, veramente, appena lo fate vi lascia la pelle morbida, morbida e liscia, e vi elimina le impurità. Lo lascio in posa anche 2-3 minuti appunto, e poi lo vado a rimuovere utilizzando una spugnettina. Se non ce l'avete non fa nulla, però io ho notato che rimuovendo le maschere, gli scrub con le spugnettine, l'effetto è ancora più efficace, quindi un piccolo trucchetto che potete verificare anche voi stesse. A questo punto maschera viso purificante, questa è la chicca ragazze, veramente favolosa questa maschera purificante di Eterea, che si va a miscelare unendo questi due composti, quindi un composto in polvere e un composto liquido, che è super super purificante, veramente ottima, proprio come quella di centri estetici a base di argilla, veramente favolosa. E la cosa bella è che ne basta pochissimo, perché prelevate la quantità che vi serve, lo mettete in una ciotolina e poi il resto ve lo conservate, e vi dura veramente un'infinità di tempo. Sono prodotti super pregiati e super efficaci. La maschera la lascio in posa 10 minuti, non c'è bisogno di tantissimo tempo perché subito agisce, e dopodiché vado a sciacquare il viso con acqua tiepida, quindi non faccio asciugare del tutto la maschera, vedete, quando già è così subito la rimuovo, utilizzando sempre il trucchetto della spugnetta bagnata, di modo che vado a rimuovere bene bene tutta la maschera, e sono sicura di aver rimosso assieme alla maschera anche tracce di impurità, di smog, comunque dal viso. Il risultato è veramente favoloso ragazzi. A questo punto utilizzo questa lozione illuminante purificante, che è buonissima ragazze, veramente, a parte che ha un profumo veramente, vi giuro, buono buono buono, ma poi ha una consistenza così setosa che io la utilizzo sia come tonico sia quotidianamente per rinfrescarmi il viso, o appunto per rimuovere gli eccessi di maschera, di scrub dal viso. Avete visto, il dischetto esce sporco, quindi la utilizzo prima un po' questa lozione passandola col dischetto, e poi anche direttamente con le mani, perché non è proprio liquida ma è un po'
un po' più densa e setosa sulle mani, quindi è proprio una lozione che va massaggiata sul viso e va fatta penetrare bene su viso e collo e lascia veramente una luminosità sul viso pazzesca. A questo punto, ragazze, quello che vi straconsiglio è anche questo siero. Questo è un siero anti-imperfezioni, veramente top. Allora, avete visto com'è piccolino? Ne basta pochissimo perché contiene all'interno tutti i principi attivi, cioè non è aggiunto con acqua, non è miscelato con robe che servono per allungare, ma contiene solo i principi attivi purificanti, antibrufole, antipuntinieri. Quindi lo dovete applicare in piccole quantità sulla zona T o comunque dove avete brufoletti e veramente agisce in modo molto rapido. Dopodiché, questo siero invece lo vado a mettere su tutto il viso ed è il siero Magic Mixture. Questi due sieri a me piacciono tantissimo e sono quelli che vi straconsiglio. Vi sto facendo vedere più cose perché spesso capita che sul sito sono sold out, quindi avete l'alternativa. Sono favolosi. Allora, avete visto quello di Vianek alla vitamina C che elimina le imperfezioni e quello di Alchemy che è un booster appunto che va a eliminare le imperfezioni. Adesso ho applicato prima quello alla vitamina C che è molto fresco, i sieri sono molto freschi, quindi per anche d'estate, e adesso sto applicando il booster Magic Mixture appunto di Alchemy che è veramente favoloso. Avete visto? Sembra tipo come una siringa, appunto, è un booster che contiene i principi essenziali purificanti, è proprio anti-acne. Infatti, se venite sul sito, troverete questa descrizione, anti-acne e anti-imperfezioni, quindi è ottimo anche se avete problemi di acne, di brufoli più avanzati, come se invece volete semplicemente purificare la vostra pelle dalle piccole imperfezioni. A questo punto massaggiate bene, lasciate assorbire bene, bene, bene tutto il siero sul vostro viso, lasciate asciugare bene la pelle, rilassatevi anche 2 minuti a picchiettare appunto sul viso, sul collo, tutto quello che faccio sul viso lo faccio anche sul collo, anche sul décolleté, se avete lì anche i brufoletti e le impurità. E siamo arrivati alla crema. Quelle che sto usando in questo periodo e che vi straconsiglio contro le imperfezioni e le impurità è la crema alla bava di lumaca, questa nuova di Eterea, è veramente ottima. C'è sia la crema giorno che la crema notte, che sono veramente veramente ricche di bava di lumaca, biologiche, naturali e soprattutto sono fresche, quindi ecco perché ve le consiglio, anche se dovete truccarvi dopo o se comunque volete stare fresche perché magari fa caldo, sono ottime perché non vi fanno sudare il viso. E oltre ad avere un potere purificante, illuminante, vanno anche a schiarire se avete qualche piccola macchietta, rossore, segni, imperfezioni. La bava di lumaca è miracolosa sul viso, quindi veramente quando iniziate a utilizzare questi prodotti vedrete la vostra pelle migliorare tantissimo. Mi raccomando, soprattutto con questa crema, non dimenticate il collo, lo metto anche sulle mani, figuratevi. E poi avete visto di quella cera giorno e notte, altrimenti potrete anche utilizzare queste qua. Queste qua sono creme viso anti-age, quindi se avete anche problemi di rughette o comunque volete prevenire anche le rughe, c'è anche la crema anti-age purificante, c'è quella per pelle grassa e quella per pelle mista, quindi con cui non vi ungete il viso, quindi potete prevenire le rughe e combattere le imperfezioni nello stesso tempo. Contorno occhi, il mio solito, quello di Apiarium, che amo tantissimo contro le occhiaie, le rughette, è veramente favoloso ed è freschissimo, quindi lo uso sempre anche d'estate. Sulle labbra, mio balsamo labbra, questo è alla melagrana e sa tantissimo, un sapore fruttato, buonissimo, e ha un effetto anche volumizzante, quindi io ne metto veramente in quantità industriale, mi piace un sacco. E vedete che il viso dopo questa routine sarà subito più luminoso, purificato, senza le imperfezioni, le impurità. Ovviamente dovete inserire questi prodotti sempre nella vostra routine, quindi utilizzarli tutti i giorni. Però quando farete questi trattamenti con scrub, maschere, 2 o 3 volte a settimana, vedrete veramente la pelle luminosa, pulita. Vi giuro, io non ho più punti neri, i pori dilatati, veramente la pelle è bellissima, proprio la grana della pelle è bella. Quindi ve li straconsiglio, vi lascio tutti i link nei box informazione, lasciate tutti un pollice in su ciascuno, dai, uno per ciascuno, non fa male a nessuno per questi video ricchi di contenuti che davvero davvero vi possono essere utili. Vi
Scrivetemi nei commenti se volete vedere anche come elimino le macchie dal viso, perché mi chiedete sempre in tantissime come eliminare le macchie post brufoli, post acne, quindi se volete vi faccio un video contro le macchie e se volete vi faccio anche un video sulla mia routine capelli, perché veramente sto utilizzando dei prodotti che vorrei farvi conoscere, sono ottimi per migliorare i capelli, renderli più luminosi, più lisci, lucenti, proprio per migliorare la crescita dei capelli, anticrespo. Comunque, se volete scrivete nei commenti e vi faccio i video, lasciate tanti like, io vi mando un bacio grandissimo, vi aspetto su caritashop.com. Ciao!